Cari amici, buongiorno. Sono Mauro Cominoli, vostro pasticcere. Oggi facciamo questa nuova ricetta. Facciamo i muffin. Vi elenco i nostri ingredienti. Innanzitutto abbiamo bisogno di 125 g di burro che abbiamo qua. Lo andremo a sciogliere un attimino dopo. Farina 00 265 g che abbiamo qui. Latte intero a temperatura 135 grammi e ce l'abbiamo qua. Due uova medie che abbiamo già messo dentro in questo contenitore. Abbiamo le gocce di cioccolato, ne servirebbero 100, io ne ho solamente 70, ma va bene comunque. Un bacello di vaniglia che abbiamo già mischiato assieme allo zucchero. Il bicarbonato. Un cucchiaino da caffè che ce l'abbiamo qui. Sale fino un pizzico lo mettiamo e lievito in polvere per dolci sono 10 grammi che ce l'abbiamo dentro questo bicchiere. Possiamo iniziare. Cosa facciamo? Come prima cosa mettiamo il nostro burro ad ammorbidire. Dopodiché lo mettiamo dentro nella nostra planetaria. Iniziamo ad ammorbidire il burro fino a che venga un composto spumoso. Iniziamo. Mettiamo il burro un 30 secondi dentro nel microonde. Allora, abbiamo il nostro bullo bello morbido, ora lo mettiamo all'interno della nostra planetaria. Mettiamo dentro la nostra bacca di vaniglia assieme al nostro burro. Lavoriamo con le fruste oppure con la planetaria. Fino a che abbiamo il burro e lo zucchero in un composto spumoso. Iniziamo a far andare la planetaria. Adesso abbiamo trovato il nostro composto praticamente, che è tutto il nostro composto in pasta, come potete vedere. Abbiamo il nostro composto in pasta. Ora cosa facciamo? Andiamo a mischiargli le uova. Metteremo le uova insieme e le mischieremo. Uniamo le nostre uova una alla volta. Continuiamo a mischiare.
fino a che otterremo un nostro composto molto omogeneo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Uniremo la farina, il bicarbonato, il nostro lievito che abbiamo per dolci, le farine le abbiamo già setacciate, andremo ad unire la nostra farina, le nostre polveri dentro nel nostro composto. Il nostro composto è ben mischiato, inseriamo le nostre farine. Continuiamo ad amalgamare. All'inizio lentamente, perché altrimenti la farina che abbiamo messo nel nostro composto uscirebbe completamente, ci riempirebbe la cucina. Man mano che il nostro composto si sta amalgamando, aumentiamo leggermente la velocità. Il nostro composto è abbastanza ben amalgamato, cosa facciamo? Andiamo a iniziare a mettere il nostro latte. Lo faremo in due volte, fino a che sarà ben amalgamato. Mi raccomando, non esagerate con la velocità della macchina, fatela girare sempre a un pochino di più del minimo, di modo che mischia le cose gradualmente. Ora è ben amalgamato anche il primo latte, inseriamo tutto il restante. Molto bene. Lo facciamo girare sempre piano, fino ad amalgamare anche quello. Ora, quando il nostro composto è perfettamente amalgamato, uniamo le gocce di cioccolato, che è l'ultimo passaggio, prima di metterle dentro nei nostri stampini con un sac à poche. Facciamolo girare ancora un attimo. Mi raccomando, nel frattempo portate il vostro forno a 180 gradi, in statico, modalità statico. Ok, il nostro composto è ben mischiato, uniamo le gocce di cioccolato. Adesso lo facciamo girare il tempo che serve solamente per inglobare le gocce. Non lo facciamo girare troppo, perché cosa succederebbe? Scalderebbe l'impasto e ci scioglierebbe il cioccolato. Siamo pronti. Questo è il nostro impasto. Deve raggiungere questa densità perché per essere messo nel sac à poche. Adesso lo metteremo in un sac à poche e lo metteremo dentro nei suoi stampini. Prendiamo una sac à poche, usiamo una sac à poche usa e getta, così evitiamo che dobbiamo lavarla e sterilizzarla ogni volta, perché se usassimo una sac à poche di quelle che non sono usa e getta, ogni volta che noi la usiamo dobbiamo andare a metterla, a lavarla e poi a metterla dentro in una macchina che ce la sterilizza, ce la porta a 100 gradi, perché altrimenti usandola sempre spesso potrebbero formarsi delle muffe, dei batteri all'interno della nostra sac à poche, mentre usando queste la usi una volta sola, sono sterilizzate, la usi una volta sola, poi la getti e non c'è pericolo di contaminazione.
Mettiamo il nostro composto all'interno della sac à poche. Ok, ora chiudiamo la nostra sac à poche, la tagliamo sulla punta ed andremo a riempire i nostri stampini. Ora andiamo a recuperare i nostri stampini e li mettiamo dentro in una teglia. I nostri stampini sono questi, mettiamo questi stampini, ne metteremo 3 per 4, penso che ce ne stiano, di più non ce ne staranno, esatto, 3 per 4, verranno 12 muffin alla volta. Ora cosa facciamo? Tagliamo il nostro sac à poche, però abbiamo un'altra cosa da fare. Prenderemo la nostra pesa e andremo a pesare un primo muffin prima di essere messo nel forno, per sapere più o meno quanto dovrà pesare per essere. Allora, parliamoci chiaro, dovrebbero essere un 2/3 dello stampino, peserà intorno ai 70 grammi. Adesso vediamo. Esatto, ho fatto un 70 grammi. Quindi quando questo arriverà a pesare 70 grammi, li metteremo dentro, se vogliamo essere precisi, possiamo farlo anche a occhio, adesso non è che se non è 70 grammi preciso cambia molto, però se stiamo su un peso abbastanza preciso ci troveremo bene. Io li faccio sui 70 grammi l'uno più o meno. Con il nostro impasto ce ne sono venuti undici. Se fate questo impasto vi vengono 11 muffin. Il dodicesimo non è stato abbastanza, l'impasto non è grave, ne vengono 11. Ora cosa facciamo? Andremo a metterli dentro nel forno a 180 gradi per 15-20 minuti, in base al vostro forno. Ricordatevi di misurare la temperatura interna quando saranno lievitati, all'incirca all'interno ci saranno 92 gradi, per essere precisi, alla cottura. Cosa facciamo? Subito, il mio forno è già in temperatura, vado a infornarli. 180 gradi, 20 minuti, spostiamo il nostro forno. 20 minuti, 180 gradi.
eccoci. Dovremmo controllare la temperatura per vedere se, se i nostri muffin sono arrivati a temperatura. Penso proprio di sì. Siamo a 93-94. Molto bene. I nostri muffin sono cotti. Ora andremo a tirarli fuori dal nostro forno e a lasciarli raffreddare. Come potete vedere, i nostri muffin sono belli cotti. Adesso li lasciamo raffreddare e saranno pronti per essere dati ai nostri commensali. Un consiglio vi posso dare. Se volete potete servirli così, oppure addirittura potete spolverargli sopra dello zucchero a velo o metterli direttamente in magari un pochino di salsa al pistacchio, di crema al pistacchio o di crema pasticcera al loro interno. Come volete fare, potete fare come volete, in qualsiasi modo andranno sempre bene, come vi piace di più a voi. Arrivederci cari amici, come sempre, vi ringrazio del vostro sostegno che date al canale e a presto e ciao!